Sei ancora in tempo, io lo dico per te, cioè, chiudi questo fottuto video! Bella raga, sono Flame e bentornati, siamo qui! Oggi ancora su Pokémon, gioco di carte collezionabili online. Adesso non so se sentite bene perché ho l'abbassamento di voce, la carta igienica a supportare il mio raffreddore. Questo video si prospetta veramente una cosa idiota. Comunque, lasciando perdere le stronzate, ragazzi, siamo qui oggi perché vi avevo promesso Mega Charizard Y nel caso avessimo raggiunto la cifra di 5.000 mi piace nel video scorso, vecchio, che non mi ricordo più qual era. Comunque era un video che è stato fatto prima di questo. Prima. E quindi, ragazzi, dopo la devastazione di Mega Charizard X, abbiamo potuto constatare essere una bestia, ragazzi. Siamo qui oggi con lui, Mega Charizard Y. Che appunto, ragazzi, c'è un attacco che è pauroso. Tuffo rosso fa più danni che un vecchio in strada, ragazzi, che va a prendere il pane alle 5 del mattino. 300 purtroppo si infligge anche 50 danni. Quindi, insomma, quel 300 di danno possiamo sfruttarlo, a parer mio, al massimo due volte. Dopodiché, se ci becchiamo contro una carta, ci infiliamo l'intero banco dell'ortolano nel retto. E non deve essere una cosa simpatica, ma proprio per niente. Come piace a mia madre. E dato, ragazzi, che l'intelligenza di questo video si abbassa ogni secondo che passa, il padre eterno se ne sta andando. E quindi, padre, se vuole dire qualcosa prima di andarsene, mi spiega poi dove ha imparato a parlare il talebano, Purtroppo, ragazzi, ho veramente pochissimo tempo per provare questa bestia, quindi spero mi salti in mano subito. Soprattutto spero per il mio povero pancreas che non comincino a quittare dalla vita gli avversari, altrimenti esplode e mi scoppia il nervoso, mi saltano fuori lingue di drago, così, insomma, sarebbero l'interpretazione, insomma, di quello che potrei dire, che non è una cosa bella, capite anche voi. Ma lasciando perdere questo, ragazzi, vi invito a lasciarmi un bel mi piace per questo super mega Charizard grosso con tre bei cornoni sulla testa. Nel caso, ragazzi, dovessimo arrivare a 6.000 mi piace, vi prometto che farò un mazzo con tutti e due Mega Charizard più Mega Mewtwo Y. A few moments later. Ok, ragazzi, attenzione. Avversario trovato. Siamo contro Luca Finis 7. Se si chiama Luca ed è una femmina, ragazzi, c'è da preoccuparsi. Lancio della moneta, ragazzi. Speriamo in bene. Speriamo, porca mignota, che la moneta non faccia la balorda. Ragazzi, non lo so. Ultimamente vinciamo sempre. Perfetto. Primo turno, ragazzi. Primo turno per noi. Speriamo in una mano della Madonna. Per favore, sì. Ragazzi, di meglio non potevo sperare. Abbiamo un Dragon che mettiamo ovviamente subito offensivo. E abbiamo anche Charizard X, ragazzi, da mettere subitissimo in panchina. Quel Ralts vuol dire due cose: se ha galleggi, fila dei cocomeri nell'anno. Se ha Gardevoir, probabilmente i cocomeri arrivano lo stesso. Però sono più meloni. Diciamo che Galleggi è un po' più stronzo, ragazzi. Cominciare subito a contare una qualche carta fuoco al nostro Charizard, ma prima tirerei il panzone. Dimmi una carta fuoco dunque al nostro Charizard, ragazzi. Il nostro panzonazzo si è pescato solamente delle carte fuoco, deve essere reduce da una grigliata. Speravo in un fottuto Mega Charizard, ma anche stavolta ci becchiamo il gamberetti di zio Resta nel culo. Sì che non è buona. Vediamo, ragazzi, dunque il Lugia. Dopodiché io direi di metterli in panchina e di passare subito il turno. C'ho un mal di gola, veramente, i vecchi pensionati. Ecco, dovrei tipo, ragazzi, fare una cosa: mangiare ancora le mentine che fanno i pensionati. Godo male, ragazzi, godo male. Giardino fatato è stronzo, però godo veramente un sacco. Attenzione, ragazzi, abbiamo il panzone, possiamo tirare la sua trippa. Per favore, fai il bravo. Ok, ragazzi, dai, non male. Un Litleo, una carta fuoco e il nostro Elisio. Dunque, mettiamo questo in panchina, ragazzi, che se ci salta fuori Piroar siamo messi da Dio. Carta fuoco al nostro Charizard, ragazzi, prepariamolo cazzuto. Nel caso dovesse saltarci il Mega Charizard in mano, potremmo essere più cazzuti di una vecchia che cerca di fare la solista nei canti di coro in chiesa. E qui, ragazzi, potete capire che potrebbero volare schiaffoni, sberle, insomma. Titolo ovviamente più ambito di capocannoniere alla Champions League, più o meno. Io. No. Ok, ragazzi, prevedo pecoroni in panchina, quindi si avvicina il tempo della tosatura. Attenzione, ragazzi, lanciamo subito l'hashtag: io non toso le pecore. Ragazzi, questa c'è una sfiga delle monete che è incredibile. A momenti, ragazzi, mi batte. Attenzione, lettera del prof. Possiamo tirare ancora una volta le materie per la bocciatura. Oh, ragazzi, sta confabulando cose che non mi garbano più di tanto. Adesso sicuro. Ecco, ragazzi, ma è prevedibile. Prevedibile come una vecchia che si fa la ceretta ai baffi. Caro mio, ricapitoliamo: ho giocato con dei ciapetti in faccia, ho mangiato il peperoncino. Poi cosa ho fatto ancora? Ah, ho giocato con una capra in sottofondo. Non penso sia un Gardevoir a spaventarmi, oppure un caprone da lana. Ok, qualcosa mi dice che questo probabilmente sarà l'ultimo turno di Dradigon. Molto, molto probabile. Tra l'altro, ragazzi, è diverso da quello che io proprio. Il mio ovviamente è più bello di questo. Cioè, no, per quanto sia grande. Devo 6 minuti e
5 turni, ragazzi, la portiamo a casa. Io devo provare quel fototo Charizard. Siamo andati vicini, ovvero Charizard l'abbiamo avuto. Purtroppo siamo stati fortunati come uno che infila il dito nel tostapane, che non deve essere una gran bella cosa. Ma ragazzi, non perdiamo tempo e andiamo subito con la grinta di uno che viene interrogato non avendo studiato una minchia. Andiamo a cercare subito, ragazzi, il nostro secondo avversario. Comunque intanto ci avviciniamo alla rana tossica. Dai, Cambogia, non far la stronza. Sì, ragazzi, ci siamo. Secondo avversario, siamo contro Matt Snow, ragazzi. Attenzione, siamo contro Matt Neve, insomma, l'abominevole Matteo delle Nevi. Attenzione, ragazzi, lancio della moneta. Possiamo fare testa, tanto lo so già che perdiamo. È normale, ormai succede sempre così. Grande ciò. Partiamo per prima, ragazzi, non so perché la webcam fa slampa, sembra scema. Attenzione, abbiamo un Lugia, mettiamolo subito con un Pokémon offensivo. Dopodiché, ragazzi, dopodiché direi di passare il turno perché non abbiamo panchinari. Doppia carta in colore al nostro Lugia, ragazzi. Dopodiché gli darei anche l'amuletto, così resiste un po' di più e ci obbiamo meno del culo. Ho detto proprio in termini più fini possibili. Attenzione, ragazzi, passiamo il turno e vediamo un po' cosa fa il nostro, quella sorta di macho finto. Ragazzi, abbiamo lui, l'abbiamo trovato, ce l'abbiamo già in mano. Abbiamo Mega Charizard Y, ragazzi, ci manca solo Mega Charizard. Tra l'altro il tonico evolutivo, porca mignotta. Diamo un'altra carta fuoco, ragazzi, al nostro Lugia. Dopodiché potremo già partire, ragazzi, con un colpo di Caldarost. Dirò, ragazzi, 50 volte io e Nex abbiamo lo stesso morbo. Ma partiamo così, 60 di danno, ragazzi, gliel'abbiamo quasi ucciso. Parto già con un'evoluzione molesta. Attenzione, ragazzi, partite emozionanti. È uno che si fa il bidet da solo. Che poi uno se lo deve fare il bidet da solo. Cos'ha la maglia che gli deve fare il bidet? Che cazzo sto... Ma perché quittate subito? Ma fatemi finire la partita! Ragazzi, ma non c'ha senso sto video, porca troia. Doveva essere tipo, faccio vedere Charizard Y, è una bestia. Un minuto e 53 di partita. Cosa, come faccio a portare delle partite del genere? Dopo tre turni, ragazzi, il nostro Lugia comanda, non ha fatto un cazzo praticamente. E ragazzi, andiamo a cercarne un altro. Poi se quitta anche questo mi butto giù dalle scale. Questa è la famiglia di patata. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo contro Noel De Jong, ragazzi, attenzione, direttamente dall'Olanda. Siamo contro questo che non so cosa stia facendo. Sta allestendo il gioco, sta tirando su, non lo so, il bancarello de... Perché bancarello? Che il bancarello non è maschio. Lancio della moneta e vinciamo anche questo. Ragazzi, ma perché? Perché mi fai gioco? Perché? Spiegami perché non mi fai più perdere. Ok, ragazzi, bellissimo, ragazzi. Accoppiata demoniaca per partire. Diamo lì Leo in attacco. Torna su, leoncino. Dopodiché io direi, ragazzi, di cominciare a giocare a briscola nell'attesa che il nostro avversario faccia qualcosa. Lui, secondo me, ci rompe il culo. Porca troia, ti prego, non... Madonna mia, quante mazzate che prende il nostro povero Litleo. Ma ragazzi, possiamo farlo evolvere. E benvenuto in campo con il mio Piroar, ragazzi. E ora siamo assolutamente invulnerabili contro i Pokémon base. Andiamo, ragazzi, con Ustio Denti. Tra l'altro mi avete detto che le carte speciali non si possono scartare. Dato che mi sono sbagliato, ho già dato questa. Il prossimo turno proverei a dargli quella speciale. Vediamo come si comporta. È il suo turno, ragazzi. Spero non riesca... No, in teoria non dovrebbe riuscire ad attaccare. A meno che non abbia una doppia in colore. Perfetto. Non ci fate danno, ragazzi. Possiamo subito mandarglielo a fare... In spigo, un punto in grano, ragazzi. Nuovo termine, vaffangrano. Penso sia l'elite delle offese che si possono aggiungere dopo, appunto, le offese alle madri. E lo credo bene. Altre carte fuoco per noi. Quindi io proverei con la carta speciale. Vediamo se è veramente inscartabile, come si dice. Partiamo con un altro Ustio Denti. Innanzitutto il suo talpone se ne finisce nel fosso. Scartiamo la carta fuoco, ragazzi, giù. 90 di danno il suo talpone. No, ragazzi. Ragazzi, un'altra carta speciale. Ragazzi, hai... impressionante. È il nostro turno, ragazzi. Tra l'altro lui c'ha un Meditite, un Medicha, no, come si chiama, Meditite in panchina e un Regirock in attacco. Ragazzi, il suo Regirock non ci fa danno, ma Meditite, se diventa Medicha, ci potrebbe fare veramente non buona. Mettiamo sul suo Meditite, ragazzi. Dopodiché il prossimo turno glielo friggiamo, cioè glielo friggiamo il prossimo turno, glielo friggiamo già ora, ragazzi. Tu di studenti, ragazzi, scartiamo la carta fuoco e partiamo con un altro 90 di danno. Scarta e ritorna, ragazzi, perfetto. Altra carta prima per noi. Mi muovo come un televenditore, anzi un venditore da mercato di mutande usate. Madonna mia, che schifo. Ragazzi, attenzione. Ora il suo Regirock non ci può attaccare. Ok, lui c'ha un Regirock X in panchina. Anche quello in teoria non ci dovrebbe attaccare. E anche questo, perfetto, ragazzi, perfetto. Secondo me adesso questo bestemmierà in 50 link. Perché non mi fate mettere quel fottuto Charizard? È un fottuto complotto per non farmelo utilizzare. Portiamo a casa anche questo, ragazzi. Ci avviciniamo ancora di più alla rana tossica. Ma non è possibile. Ho chiesto formalmente, non datemi delle fottute partite fail dove la gente mi quitta. E abbiamo avuto solo quelle, ragazzi. 4 minuti e 59, 5 turni. La mia voce è totalmente persa. Il migliore dei nostri, ragazzi, Pyroar, ha fatto tutto lui. Abbiamo avuto in mano solo quello. Cioè, nel caso avesse avuto un'evoluzione tipo Galleido, chissà cosa,
ci avrebbe arato l'anno come pochi. Portiamo a casa, ragazzi, un pacchetto vapori accesi. Ci avviciniamo sempre di più a quella maledetta rana tossica. Direi, ragazzi, che questo video possa concludersi qui. 6.000 mi piace, ragazzi, per il super mazzo con entrambi i Mega Charizard. E perché no, anche entrambi i Mega Mewtwo. Potrei anche mettere quello X. E che dire, ragazzi, direi questo video possa terminare qui. Se vi è piaciuto, vi lasciare un mi piace, un commento. Iscrivetevi al canale. Se volete, guardate la pagina di Facebook o Instagram, anche trovate in descrizione nei commenti. Come al solito, ragazzi, che dire. Quella Flea dai capelli che fa ancora più schifo. Oggi sembra un... non lo so, sembra proprio... com'è che si chiama quel coso che... Dal nostro Mega Charizard Y che non si è mai fatto vedere. E dal Padre Eterno che si è abbandonato. È tutto. Io. Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ha matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.